Non vi sembri paradossale il fatto che, pure nel momento del più grande turbamento, io continui a considerare di straordinaria importanza l'indagine della Procura di Taranto sull'inquinamento dell'Ilva in quella città? L'ho considerata fin dall'inizio un momento storico che ha provato a sancire un principio che in realtà è scritto negli articoli della nostra Costituzione, ma che è stato, diciamo, sistematicamente ignorato: il principio della responsabilità sociale dell'impresa, che significa anche responsabilità nei confronti dell'esercizio di diritti fondamentali dei cittadini, come l'esercizio del diritto alla salute e del diritto alla vita. Tuttavia, potete immaginare che ci sia un certo turbamento per una ragione. Io ho l'orgoglio di aver guidato un'amministrazione regionale che ha provato a scoperchiare la pentola, che è andata a mettere il naso laddove nessuno mai aveva messo il naso. È un fatto storico che la mia amministrazione abbia, scusate se riepilogo rapidamente, raddoppiato gli organici dell'ARPA a Taranto nel 2006. È un fatto storico che la mia amministrazione abbia investito quasi 500.000 di euro per comprare quello spettrometro che consentiva l'indagine sulle diossine. È un fatto storico che le risultanze sui primi monitoraggi non erano mai stati fatti monitoraggi a nessuno dei 200 camini dell'Ilva, né tampoco al camino E312, quello dell'agglomerato. Dal 1990, quando Taranto, a causa dell'Ilva, viene dichiarata sito nazionale di crisi ambientale, fino al 2006, quando andiamo noi a mettere le centraline, non era mai stato fatto un monitoraggio. E questo è un fatto storico. È un fatto storico che quando abbiamo avuto i dati del monitoraggio nella primavera del 2008, nell'autunno del 2008 abbiamo fatto, unici in Italia, la legge antidiossina. Thank you.
è un fatto storico che abbiamo dovuto in solitudine e con il contrasto di rilevanti poteri del Paese tenere la schiena dritta di fronte a un interlocutore che è, diciamo, un duro protagonista di un certo capitalismo come Emilio Riva. Al quale io potevo rivolgermi dicendo, sia pure con cordialità, poiché non sono stato e non sarò mai nel suo libro paga, posso consentirmi, sia pure con cordialità, di fare quello che non è mai stato fatto, cioè di chiedervi conto dell'inquinamento industriale. È un fatto storico che noi, mentre il governo nazionale, con il decreto del 15 agosto 2010, spostava di 2 anni il tempo previsto da una direttiva europea per l'applicazione dei limiti emissivi del benzoapirene, noi avevamo riscontrato che lo sforamento del benzoapirene era importante. Il limite massimo è 1 ng/m³. Fummo di fronte all'individuazione di uno sforamento importante, 1,3 ng/m³. All'indomani della certificazione di questo sforamento, e anche questo è un fatto storico, noi volemmo fare i monitoraggi in profondità, il cosiddetto monitoraggio diagnostico, 1800 campionamenti ogni 6 mesi. Ed è un fatto storico che noi, ignorando quello che faceva il governo nazionale, rinviando i conti col benzoapirene, facemmo una legge regionale per dire: abbiamo la prova che la fonte di questo inquinamento, che è forse il più pericoloso di tutti, del benzoapirene, è l'Ilva, e noi imponemmo limiti che erano immediatamente applicativi della direttiva comunitaria.